Ben ritrovati a questa nuova edizione di Due Chiacchiere in Cucina. Oggi, per iniziare queste nuove puntate, vi porto nella mia città, a Verona. Siamo in Piazza delle Erbe, il cuore del mercato. E allora, oggi sapete cosa cucineremo? Intanto utilizzeremo ovviamente dei prodotti di stagione. Protagoniste saranno le pere in una torta alle pere. E poi faremo uno spezzatino di vitello, ma cremosissimo. E allora non perdiamo altro tempo, dai, che lo sapete che cosa dobbiamo fare. La spesa! Buongiorno Ivana! Buongiorno. Tutto bene? Che meraviglia, benissimo! Guarda, ci sono già le castagne! Però è proprio autunno, è proprio autunno. Allora, per oggi la lista della spesa è questa: 6 pere Kaiser per la nostra torta alle pere, un limone, rosmarino fresco, perché poi faremo anche il vitello, scalogni, patate medie e ci siamo! Buongiorno Rosa! Buongiorno! Che profumini! Stuzzica, stuzzica. Allora, per la ricetta di oggi mi servono 2 uova e poi del burro. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Come va? Benissimo. Mi serve la fesa, 500 grammi di fesa di vitello. Grazie Marco, ciao! Ciao Faride! Ciao! Quante buone cose! Tante, sì! Allora, io vedo che avete le mandorle. Come no? Ed è proprio quello che mi serve. Quale ti do? Quelle pelate o quelle intere? Allora, Ilenia mi ha raccomandato mandorle con la buccia. Ok, perfetto, grazie Paride. Bene, io ho finito la spesa e sai che cosa faccio adesso? Vai da Ilenia a cucinare? Esatto. Ciao, grazie. Ciao, a te. Ciao. Buongiorno cara Ilenia. Ciao Anna. Ciao a tutti. Wow. Hai visto? Che meraviglia. Fa no, vedere. Vai. Ti sono cresciuti i capelli? Di notte. Posso sì. provare? No, posso provare. Ma Ilenia, anche tu che sei così bella oggi. Facciamo vedere anche Ilenia. Dai. L'opera d'arte. La nostra Dora, la nostra Dora. Penso che farò la trasmissione così. Così? Cerco un barattolo. Tutto di forno. Ma ti capita mai di sentirti osservata da qualcuno, ma con un occhio buono però? Non so, magari mentre quelle cammini. Quelle pochissime volte in cui esco senza trucco. Sì. Sì, sì, mi dicono tutto bene. No, che sciocca. No, davvero. In quel momento. A me manco, mi riconoscono. Pensate. No, perché potrebbe essere un pittore, magari. Potrebbe prendere ispirazione dai tuoi occhi o dalla tua pettina. Ho un'autostima questa mattina. Ma dai che oggi è una giornata importante. Sì. Non lo diciamo, diremo alla fine. Comunque, ecco, diciamo è il suo che potrebbe giorno. Potrebbe essere il tuo e questa persona che ti guarda e ti osserva potrebbe essere un pittore, potrebbe prendere ispirazione dalla tua bellezza per poi dipingere un quadro. Mi gusta questa cosa e adesso sono disponibile. Hai già capito chi sarà l'ospite di oggi? Ok, vado a conoscerla. Osservare, capire e poi rappresentare la realtà, è quello che fanno gli artisti, è quello che fa Valerio Guacci, il nostro ospite di oggi. Buongiorno, buongiorno Valerio. Buongiorno Elena. Sono arrivata con il mio caffettino, eccoci qua. Valerio, tu sei un pittore. Sì. Tu quindi ti è capitato diverse volte di osservare qualcuno, osservare qualcosa per poi tornare a casa e decidere di dipingerlo, sempre, giusto? Sempre. Quando è nata questa tua passione? Da subito, sin da piccolo ho iniziato subito a maneggiare penne, pastelli e quant'altro. Un istinto quasi. Sì, no, è proprio un istinto. E poi, io però so una cosa, tu sei un po'
prete mancato. Sì. Giusto? Sì, 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 sì. Ce la racconti questa, per iniziare questa tua... Sì, praticamente finite le scuole elementari, su suggerimento e spinta anche di qualche parente, anche di mio padre, decisi di entrare in seminario. Poi però il cambio di rotta. 3 anni di esperienza che sono serviti a molto. Quanti quadri hai dipinto in vita tua? Su per giù, una stima complessiva. Su per giù, credo oltre 1.000. Oltre 1.000? Sì. Tu sei di Lecce, sì. Quindi pugliese. Sì. Ti piace cucinare? Assolutamente sì. Allora adesso ti è mettiamo una mia grande passione. Subito alla prova, sai. Volentieri. Perché con Ilenia dovrai cucinare, dovrai aiutarla, insomma farai da aiuto chef. Però vorrei anche che tu mi raccontassi meglio la tua storia, perché quello che è importante è che tu non solo ti fermi a osservare la realtà che ti circonda casualmente nella persona, al parco, sotto i portici, ma anche rappresenti la realtà nel senso più ampio, anche con temi sociali e politici. Di sì. Questo parleremo molto dopo, eh? Allora, gustati il caffè, perché poi grazie. Andiamo subito da Ilenia a cucinare. Un minuto, restate con noi. Eccoci qua il nostro Valerio Guacci, arrivato. Prego. Piacere. La nostra piacere, maestra chef Ilenia Bazzacco. Sai che lui piace cucinare? Davvero? Ah, anche sì. Fantastico, allora avrò un validissimo aiutante oggi. Attenzione agli occhiali, non vorrei... Sì. Allora, questo è il ho tuo grembiulino. Ho sentito, di origine anche leccese, per cui... Pugliese, pugliese, quindi figurati lì la cucina. Allora, Ilenia, cosa prepariamo oggi? Oggi abbiamo una torta. Brava. Speciale. Bravissima. Con le pere. Eh beh, di stagione, ovviamente. Diciamo gli ingredienti subito. Direi di sì. Dai, via agli ingredienti. Per la torta le pere ci occorrono. Per la pasta frolla, 180 g di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci, un uovo medio, un tuorlo, 30 g di zucchero semolato, 80 g di burro. Per il ripieno, 6 pere Kaiser, 50 g di farina di mandorle, un limone e 30 g di zucchero. Per il crumble, 90 g di farina 00, 80 g di burro, 80 g di zucchero di canna, 80 g di mandorle con la buccia e zucchero a velo per decorare. Guarda che meraviglioso cesto la nostra Maria Teresa che ci ha portato oggi con tutte appunto verdure di stagione, stupendo, come sfruttiamole sempre. Perché poi tra l'altro se la verdura è buona sì. O la frutta è buona serve trattarla pochissimo con sì. Ulteriori appunto insaporitori, roba semplice di stagione. Bello. Iniziamo subito. Volentieri. Cosa dici? Visto che ti importunerà con 300.000 domande, ti faccio fare un lavoretto che ti permetta anche appunto di parlare. D'accordo. Se vi vai a sbucciare, poi tagliare a dadini le pere. Le pere. Mentre io nel frattempo preparo la pasta frolla. Vado a inserire nella planetaria farina, il burro a pezzettini, poi uova con un tuorlo, zucchero e lievito. Perfetto. Che bello sentire l'accento pugliese, mi sento un po' a casa. Ascolta Valerio, dimmi. Abbiamo già dato qualche assaggio a chi ci sta seguendo di quella che è stata la tua storia, no? Quindi tu hai iniziato da piccolissimo a avere questa passione per sì, il disegno. Assolutamente sì. Ma tipo piccolo eri alle elementari? Piccolo ero già alle elementari, certo. Così, e facevi schizzi con la matita, gli spinarelli, quello che fanno i bambini? Matita assolutamente, matita, penna, pasticciavo con tutto. Tutto ciò che poteva lasciare un segno per me era l'ideale. Secondo me i genitori svolgono un ruolo fondamentale in quello che sono le passioni dei bambini che poi si sviluppano e che diventano vere e proprie propensioni alla fine, sì, no? Sì, sì, sì. Ma infatti credo che uno degli elementi fondamentali per una buona crescita sia proprio lasciare l'istintività libera, cioè esatto. Essere liberi di poter fare e sperimentare. Eh sì, assolutamente. Poi un modo per trovare il mestiere giusto lo si trova sempre, magari incrociando le competenze, che è quello che è un po' successo a te. Sì. Perché io so che da generazioni... Quindi tuo padre, tuo nonno, sì. Hai fatto un negozio, giusto, che sì. Vendeva articoli per la casa. Sì. E tu sei riuscito, in un certo senso, a incrociare questa esigenza di seguire comunque l'attività di famiglia con
diciamo, la vena artistica. Sì, che... ho praticamente applicato ciò che erano le mie conoscenze artistiche, le ho riversate nel mondo del casalingo, vale a dire mi sono specializzato in arte della tavola. In arte, questo c'entra con noi, cioè, perfetto. Ma, vero? Perfetto. Spiegaci che cos'è l'arte della tavola, cioè che cosa intendi tu? L'arte della tavola è dall'apparecchiatura alla preparazione, alla mise en place. Intanto sì. Qui vediamo uno dei tuoi Anche dipinti, che cos'è quello? Italiano, vero? Sì, preferisco l'edizione italiana, perché qui con la storia della lingua dimentichiamo comunque l'essenzialità, cioè ricordare che siamo italiani. Prima avevamo visto, che è un vanto. Avevamo visto un quadro di Don, quello del caffè. Sì, sì, Sorriso amaro da Biasetto, Caffè amaro da Biasetto. Come è un... ti ha ispirato questa immagine? E niente, ho visto questa coppia che discutevano al tavolo, e lei molto presa, lui molto silenzioso, taciturno, attento. E niente, mi ha ispirato, sì. Poi l'espressione, i caratteri somatici della donna mi hanno molto colpito e li ho trasformati. Certo che è bello. Ho immaginato. Questi colori e questa luce, quello che ho notato subito, no? Colori netti, primari, luce. Sì, assolutamente. La mia tavolozza è fatta soprattutto di colori primari. E essenzialmente di colori acrilici, poi. Acrilici? Sì, perché l'acrilico ti permette l'immediatezza dell'immagine, del segno. Ti permette di realizzare l'istante, di fotografare un istante, senza ritornarci. Quanto ci metti a realizzare un quadro come quello? Ma guarda, può essere un'ora, come possono essere 12 ore, non c'è un tempo. C'è anche dipende... un'ora immediato così? Sì, sì, wow. Perché l'idea per me è quella che conta, cioè il getto. Ilenia, cosa stiamo facendo qui? Adesso ho fatto la pasta frolla. Ok. Che adesso, appunto, come tutte le paste frolle, andrò ad avvolgere con la pellicola. E l'ideale sarebbe quella di lasciarla riposare in frigorifero per circa una trentina di minuti. Noi per accelerare invece la metteremo in freezer. Wow! Quindi un tempo naturalmente minore rispetto ai 30 minuti, bastano più o meno 10 minuti di riposo. Nel corso della tua carriera tu hai anche affrontato, lo dicevamo prima, temi sociali, politici importanti, come per esempio uno degli ultimi fatti, insomma, di cronaca importanti a livello mondiale è stata, lo sappiamo tutti, ce lo ricordiamo tutti, l'attentato alla redazione francese di Charlie Hebdo, al giornale appunto satirico, sì, Charlie Hebdo. Sì. E tu ne hai tratto ispirazione per un dipinto, un quadro. Sì, mi ha colpito molto l'immagine che è stata proposta sulla stampa, anche in televisione, della redazione riunita lì al corteo per manifestare. Giusto un secondo fa era. E mi aveva colpito proprio le singole espressioni dei vari componenti della redazione rimasta, e se si osservano attentamente praticamente vediamo ognuno una sua espressione ben precisa, un dolore, un'espressione del dolore ben preciso. Come un attimo congelato. Sì, in quella... sì, 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 ma un attimo che dice tanto e che dovrebbe essere affrontato nel tempo. Eccolo lì. Dovrebbe essere affrontato nel tempo, non dimenticato. Cioè gli attimi non devono essere soltanto fotografati e che rimangano lì assolutamente. Allora, crumble, che io adesso già preparo e poi vado a mettere in frigorifero. Farina, zucchero di canna e burro spezzettato in maniera abbastanza grossolana e poi vado a impastare creando delle briciole. Ok? Sì, il crumble è così, giusto. Quindi ci permetterà di avere questa consistenza come coperchio, chiamiamolo, abbastanza disomogeneo. Disomogeneo. Esattamente. Poi metteremo anche le mandorle tritate leggermente a coltello, però appunto il senso del crumble è proprio quello di andare a creare le briciole. Perfetto. Allora, trasferisci anche l'ultima pera qui all'interno della ciotola. Se mi vai a grattugiare la scorza, sì, di limone, solo la parte gialla, ma... Sì. Mentre io vado a condire le pere con la farina qua. Qui? Sai perché ho messo la pellicola? Che così appunto tutta la scorza rimane qui. Rimane qui. Esatto. Allora, vai pure. Vado. Farina di mandorle, che servirà ad asciugare la parte di umidità, naturalmente, che rilascerà la pera. Vado ad aggiungere lo zucchero e vado a mescolare. Proprio in gamba il nostro Valerio è in cucina, vedo che se la cava egregiamente. Io ho scoperto anche di essere appassionato di cucina guardando mia madre. Cioè, poi a 18 anni, quando ho deciso che era il caso andassi a vivere da solo,
ho scoperto che mi piaceva cucinare. E senti, raccontami invece di tua madre, cosa si cucinava in casa? Ma di tutto, tutte le ricette tipiche, dalle polpette, le parmigiane, lasagne. La terrina di cozze e patate. In dialetto nostro si dice tagliere riso, patate e cozze. Riso, patate e cozze. Dovremmo farla una volta. Ottima. Sì, direi proprio di sì. Allora, per agevolare, come sempre, due fogli di carta forno. Brava Elenia, insegnaci tutti questi trucchetti. Esattamente, che sono importanti. Così appunto non andiamo ad utilizzare ulteriore farina e quindi ci agevola anche senza farla appiccicare sul mattarello. Più che altro perché se la stendi e poi cerchi di prenderla per metterla dove la devi mettere, si stampa tutta, cioè... Esatto. Ile, non vorrei... Però ci sono i nostri soliti cartelli minacciosi. Ho scritto, perso vista. Muovete... Sì, non ci vedi più. Da lontano. È fatica. Tritiamo grossolanamente le mandorle. Provvediamo. Il coltello, che coltello gli diamo? No, quello piccolino. No, il trinciante, quello in mezzo. Questo? Ah, ok. Secondo me vai meglio perché l'impugnatura è più alta. Preferisci Posso? L'altro? Sì. Questo ti devo ringrazio. Mescolarlo. Mescolo un po', Ile. Sì. Faccio qualcosa per una volta. Ascoltami, Valerio, a proposito di temi sociali. Sì. Io so che ti ha colpito molto qualche anno fa uno dei tanti poi sbarchi avvenuti sulle nostre coste. Era mattina, giusto? Sì, sì. Molto sì. Presto. Molto presto ero. Ascoltavo un po' le notizie mentre buttavo giù schizzi, idee da poter realizzare e passa la notizia, mentre bevevo un caffè, di questo barcone che affonda con 300 persone a bordo. Una notizia che mi ha turbato molto, ma perché mi sembra veramente assurdo nel 2015 che ancora possano accadere queste cose. Sì, che gli lasciamo la via peggiore, accadranno sì, sempre. Sì. E niente, distinto, ho smesso di bere il caffè e l'ho usato per buttare giù un quadro, l'idea. Sguardi dal profondo blu. Profondo blu, quindi il mare è in primo piano, il viso di questo migrante. Sì, che è realizzato praticamente, la particolarità è perché è realizzato il viso con il fondo del caffè. Il fondo del caffè. Intanto Ilenia, tu stai... Foderando. Con un po' di pazienza, perché appunto quando abbiamo la carta forno così rigida dobbiamo avere un attimino di pazienza per toglierla appunto dalle pieghette e poi basterà semplicemente farcirla. Wow, guarda che bravo il nostro Valerio, super veloce, bravissimo. Ci provo. Non ti fai due domande, Anna, di vedere tutti questi ospiti così bravi nella composizione delle loro ricette, del sapere che ci sono persone appunto veramente che amano la cucina. Io imparo. Bravo. Bisogna sperimentare sul campo, però. Questa? Brava, passo dietro perché ha il coltello. Allora, adesso guscio in questo modo, leggermente un po' più rialzato, e poi versiamo le pere, ok? Poi regoliamoci se possono bastare metà o tutte quante, perché io dico 3-4 pere, però possono essere grandi. E quindi possono anche bastare meno. Deve essere a livello del bordo. Bravissima, perché altrimenti poi deborda e quindi è un po'... Non va bene. Esattamente. Buona è buona lo stesso. Calcoliamo che in cottura poi tende un attimino a calare. Giusto. Ridursi, ok? Dopodiché, come abbiamo detto prima, le briciole. Wow, questa è una bomba. Quindi grossolane. Che spettacolo. Possiamo profumarle per esempio anche con della cannella volendo. A chi piace volendo. Esattamente, possiamo mettere degli aghetti di rosmarino, che sai benissimo che le erbe aromatiche si possono mettere in aggiunta appunto della frutta. E le mandorle? E le mandorle sopra. Sopra! Non dobbiamo contare le calorie? No, oggi no. Però è tutta roba buona, eh? Cioè non è che ci siano... grassi particolarmente dannosi.
E poi dai, uno strappo alla regola ogni tanto si può fare. Allora, dritta in forno, in dritta in forno per 40 minuti, 180 gradi, forno naturalmente preriscaldato e statico. E allora, mentre noi aspettiamo la nostra torta, andiamo invece a conoscere una delle eccellenze del nostro territorio. Aspettateci. Oggi ritorniamo ad Occhiacchere in Cucina con un amico che abbiamo già incontrato. Io l'avevo invitato per un altro appuntamento e lui si è presentato, Roberto Betto, presidente di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Ben ritrovato, Roberto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori. La ringrazio dell'ospitalità qui in cucina. Ma lo sai, adesso ci diamo anche del tu perché siamo veramente diventati amici, ma lo sai che a me piace parlare di agricoltura perché io credo sia la spina dorsale del nostro paese e credo davvero che possa dare molto in futuro e lo darà se abbiamo degli amministratori attenti, se lo Stato è attento. Roberto, qui intanto c'è una novità, l'ultima volta avevamo solo il cesto di verdura, questa volta c'è anche il bicchiere di vino. Sì. Dopo magari brindiamo, però c'è un motivo per cui c'è questo vino. Sì, c'è questo vino perché credo che, anzi è la realtà, in questo momento è uno dei settori dell'agricoltura che tiene testa dal punto di vista reddituale ed economico nelle aziende agricole che praticano la viticoltura. Io arrivo anche da Verona, ogni anno si tiene il Vinitaly, quindi certo. lo so di fatto. Molta partecipazione, interesse, non solo nazionale ma anche estero. E comunque è un settore di quelli che se la cava la meglio nel settore primario dal punto di vista reddituale. Però come CIA, come Confederazione Italiana Agricoltori, voi so che vi battete anche per tutelare tutti quegli agricoltori che lavorano nel campo della viticoltura. Che cosa chiedete allo Stato, all'Europa? Quali sono le battaglie oggi nel campo della viticoltura? Nel campo della viticoltura in questi ultimi anni abbiamo visto che il Prosecco è un vitigno che tiene dal punto di vista economico. Però con la nuova OCM Vino c'è la possibilità di incrementare la superficie agricola coltivabile a vitigno e però lo vorrebbero dare solo ai vitigni di Prosecco. Noi invece condividiamo una scelta anche partitaria, nel senso che una percentuale di questa nuova OCM si possa trasferire anche a vitigni alternativi e quindi valorizzare anche altri tipi di vino che magari non siano solo il Prosecco. A quale alludo? Magari penso al Serprino dei Colli Uganei, che sono dei vitigni di nicchia, ma che però hanno grande aroma, sapore, e probabilmente incentivandoli si può far crescere anche la coltivazione di questi tipi di vitigno. E al di là della viticoltura, oggi che cosa chiedono gli agricoltori? Oggi gli agricoltori chiedono meno burocrazia, perché credo sia quella che opprime qualsiasi imprenditore del settore agricolo. A mio avviso all'incirca un'azienda medio-piccola impiega 100 giorni all'anno solo per la parte burocratica e quindi anche se CIA come associazione non difendesse e tutelasse questi agricoltori e gli dasse una mano a ovviare a tutte queste cartoffie, sono convinto che anche fare l'agricoltore sarebbe una cosa impegnativa. Non solo nelle mani nella terra, ma poi anche sulla scrivania a compilare le sudate carte, no? Ma e le complicazioni che gli mettono in campo. Esatto. Ma oltre a questo, quali altri servizi CIA offre agli agricoltori? Cioè, perché CIA? CIA perché è attrattiva, è sempre a braccia aperte per qualsiasi tipo di nuovo insediamento, di giovani che vengono da qualsiasi altro mondo e si vogliono inserire in agricoltura, non chiude le porte anziché le apre e gli apre le braccia, gli dà i consigli giusti per avventurarsi in un'attività importante e gratificante per il futuro di queste nuove persone. Tu sei un agricoltore, quindi sai benissimo quello di cui parli, nel senso, lo sai benissimo, quindi certamente farai meglio per i tuoi associati, per i vostri associati. E allora, Roberto, io ti ringrazio, adesso facciamo questo brindisi prima di ricominciare a cucinare, perché ci rivediamo in cucina. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi tutti.
E questo è il momento che tutti aspettavamo, perché la nostra torta è pronta, guardate come ha dorato il crumble e anche le mandorle sono un po' tostate in questo modo. Eh certo, allora se abbiamo il forno che lavora bene possiamo tranquillamente anche evitare di fare il passaggio del grill, altrimenti secondo me si rompe perché è troppo caldo. Beh, ma adesso noi l'abbiamo appena tirata fuori dal forno, esatto. Intanto la mettiamo anche così. Dammi la mano. Sì. Tra l'altro noi abbiamo fatto una furbata perché le pere che avevamo avanzato sono state messe in una casseruola e sono state fatte andare da sole con un po' d'acqua fino a cuocerle. Poco. Poi le abbiamo passate con il mixer ed è diventata una buonissima purea. E questa ci farà da base per la nostra torta, giusto Ile? O la base oppure potete servirla tranquillamente a fianco come cremina. Vedi? Anziché utilizzare una crema inglese o delle creme appunto strutturate con l'uovo, possiamo tranquillamente alleggerirla, tenerla leggera con appunto una crema di pere. Okay. Touch final con lo zucchero a velo, il tocco finale. E allora, finché c'è questa piccola nevicata sopra la nostra torta. Sì, perché questa poi andrà subito al nostro sommelier che farà una degustazione con il vino perfetto. Grazie Anna, grazie Ilenia. Siamo qui allora con questo meraviglioso dessert. Pensavamo in abbinamento di proporre un recciotto di gambellara. Ora andremo a scoprire quali caratteristiche ha questo meraviglioso vino. Un vino passito, quindi ottenuto da uva garganega al 100%. Si presenta ad un bellissimo giallo dorato. Il movimento nel calice è sinuoso. Esplosivo veramente l'impatto olfattivo. I ricordi sono di dattero, sono ricordi mielati, quasi di fichi secchi, molto piacevole e molto intenso. Al palato è decisamente dolce. La scuola ci insegna che con le portate da fine pasto, con i dessert, si va a proporre un vino dolce. Ecco che questo abbinamento, per analogia, per concordanza, va a rispettare quindi quella che è la dolcezza nel piatto e questa parte molto piacevole e dolce anche nel calice. Ritengo che andare a rispecchiare il territorio sull'area di Gambellara con un vino dolce, appunto ottenuto da uve passite, e con questa parte vellutata e morbida, sia la componente che più va a rispecchiare l'esigenza di questo piatto comunque da fine pasto. Cin cin e saluti a tutti! Benvenuti nel nostro consueto ormai angolo dedicato all'educazione alimentare. Con noi abbiamo Stefano Realdon, medico gastroenterologo, ormai il nostro medico di fiducia. Ciao. Ben ritrovato. E, Stefano, io ho una curiosità oggi da chiederti. Dimmi. Perché ho sentito parlare della regola della bisnonna. Ma io la bisnonna non ce l'ho, cioè non ce l'ho da tempo, ecco, non l'ho mai conosciuta. Cos'è? Credo che si riferisca a una regola, diciamo così, che anch'io uso in realtà, che è stata inventata, diciamo così, citata da un collega, tra l'altro molto più famoso di me, e si riferisce al fatto che secondo me però rende molto l'idea che quando uno va a fare la spesa, dovrebbe andare a fare la spesa non con la propria nonna, perché rischia di essere troppo giovane, ecco, posso, ma con la bisnonna. Con la bisnonna, quindi... E che tutto quello che la bisnonna al supermercato non riconosce come cibo non va comprato. Cioè, quindi secondo me molte corsie andrebbero direttamente eliminate. Molte corsie la bisnonna non capirebbe. Non capirebbe cosa. E allora è diciamo un invito alla semplicità, al fatto di prendere gli ingredienti come sono, come l'hanno mandato. Come erano, ormai sì, beh, un po' più di 100 anni fa. Ecco. Rimparare a utilizzare gli ingredienti base e metterli insieme. Sì. Piuttosto che prendere cose già fatte, già mischiate, già raffinate. Questa è la regola della bisnonna. Poi di solito questo collega ne cita anche un'altra, che
che anch'io uso, perché insomma le cose fatte belle di altri è giusto anche rubarle. Bisogna, perché bisogna diffonderle, esatto, quindi... E la regola, cosiddetta, la regola del 5. La regola del 5. Nel senso che un altro suggerimento, quando uno va a fare la spesa, dovrebbe sempre leggere l'etichetta. Io ho imparato a farlo. Che è una cosa molto importante. E quando si legge le etichette, se ci sono più di 5 ingredienti, forse sono anche troppi. Oh mamma mia, beh, allora veramente, già con la bisnonna avevamo eliminato, esatto, qualche corsia anche, del supermercato, adesso con andiamo... la regola del 5, poi ripeto, come sempre, ormai penso imparato a conoscermi, sono delle regole generali, sì. Dopodiché esistono le eccezioni. Non bisogna impazzire. Non bisogna impazzire, però secondo me un'attenzione a queste due cose, il pensiero che insomma, bisogna un po' ritornare a una cucina anche semplice, genuina alla genuina. Fine, perché lo è per forza. Esatto, perché ripeto, io credo che anche i cuochi in cucina, tutto sommato, è bene usare pochi ingredienti di qualità, di altissima qualità, riuscire a combinarli insieme, ma non troppe cose. La nostra Ilenia qualche giorno fa è riuscita a fare una torta con 3 ingredienti. Questo vuol dire che è un'ottima cosa. È stata brava. È stata bravissima di sicuro. E allora Stefano, io ti ringrazio anche per questa pillola di prevenzione e adesso noi ci vediamo in cucina. Ottimo. Bentornati nella nostra cucina per la seconda ricetta di oggi in compagnia del nostro Valerio Guacci, il nostro artista, il nostro pittore. Allora, è il nostro cuoco. È il nostro cuoco. Molto, molto. Grazie. Ciao Ilenia, puoi andare a casa. Quindi? Quindi adesso faremo uno spezzatino cremoso, un classico spezzatino con le patate, però con questa cremosità che porta ad inzuppare circa 4 kg di pane. Quindi prendete nota degli ingredienti che ci occorrono. Per lo spezzatino di vitello cremosissimo ci occorrono 500 g di fesa di vitello tagliata a cubetti, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 scalogni, 3 cucchiai di farina 00, sale, rosmarino fresco, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di triplo concentrato di pomodoro, 4 patate medie, olio extravergine d'oliva. Molto bene Ilenia, quindi? E quindi iniziamo subito con la preparazione di base, che è quella di tritare lo scalogno finemente, sì, che poi appunto lo andremo a rosolare in padella con un po' di olio, mentre io mi sono naturalmente già tagliata a cubetti la fesa, come dicevo prima. La cosa importante, ascolta bene Anna, che poi mi chiami per chiedere informazioni, è quella che quando andiamo a fare lo spezzatino non andiamo assolutamente a togliere la parte di grasso che naturalmente è contenuta appunto nella carne, perché questo ci darà la possibilità, grazie alle cotture lunghe come uno spezzatino, di mantenerla morbida. Morbida. Quindi il grasso serve soprattutto, oltre che appunto a rendere formoso, ma anche semplicemente a idratare e tenere morbida la carne. Basterà tutto. Semplicemente, capisci? Quindi non eliminarla tutto, no, tutta la ciccia. Non c'è pericolo. Quindi andiamo a infarinare lo spezzatino, non eccediamo appunto con la farina, e andiamo appunto a quasi a renderlo panato. Guarda Valerio! Ti ho detto! Cioè, veramente bravo! Potresti fare anche però ipotesi, non so, da conduttore, hai mai provato? No, assolutamente no. Un conduttore praticamente attivo anche nella trasmissione, perché... Dicevamo, Valerio, la tua attività di pittore va a gonfie vele, giusto? Cioè, sì, dal punto di vista creativo sì. Ascolta, beh, più di un migliaio di quadri, cioè sì, diverse migliaia di quadri. Un migliaio di quadri, tra bozzetti, disegni, schizzi. Ecco, quello che si evince dalle tue opere, nonostante io non sia assolutamente in grado di dare un giudizio tecnico, però quello che ho potuto vedere, nel senso, di primo acchito, è proprio la diversità anche di manualità nel rappresentare i soggetti. Ci sono alcuni dipinti che sono, come per esempio quello del caffè, della signora del caffè, no? Sì, che abbiamo visto, sì, prima. Sì, quello sì. Dalla luce mi ricordava quasi un Degas, quasi. Sì. Però ci sono altri bozzetti, altri schizzi che... magari disegnati, che ricordano un po' Leonardo da Vinci, no? Questa fisionomia tratteggiata, studiata. Sì, che raggiunga la temperatura. Sì.
molto anatomici, ecco. Sì, sì, ma questa è una delle mie, diciamo, peculiarità. Dico un punto di forza perché non sono monotematico, non ho un tratto soltanto, ho più tratti a seconda dell'esigenza, a seconda delle ispirazioni, a seconda del soggetto. E dell'umore anche? Sicuramente influisce in tutte le cose, anche in cucina. Anche in cucina. È vero, è vero. Tu no, confermi? Vero. Assolutamente sì. Quando hai la giornata positiva ti escono le cose con estrema facilità, altre volte invece fatichi un po', ecco. Perlomeno nella riuscita, per esempio, io già adesso che sono un po' raffreddata, è un po' difficoltoso lavorare con profumi, vai per esperienza, ecco. D'altronde non siamo dei robot, quindi... Mi vai a sbucciare le patate e me le tagli a cubetti. Sì. Allora, scaldato l'olio, naturalmente non al punto di fumo, andiamo appunto a rosolare leggermente lo scalogno. Sì. In questo caso. Dopodiché, avendo appunto già infarinato il nostro spezzatino. Sì, e vai. Andiamo a rosolarlo, quindi a sigillare tutti i succhi che ci sono all'interno. È un passaggio fondamentale perché ci permette di avere una carne estremamente saporita. Ah, ecco. Questo passaggio deve essere fatto a fiamma ben vivace. Quindi, perché non metti già subito le patate e non le fai rosolare? Perché hanno tempi di cottura un po' diversi. Noi adesso dobbiamo assolutamente andare a rendere la carne abbastanza cotta naturalmente prima di andare ad aggiungere le patate, altrimenti ci ritroviamo ad avere una purea all'interno. Giusto. Nonostante la cottura non sia velocissima, quindi che abbia un tempo di cottura relativamente lunga, però abbiamo bisogno di due tipi di cotture diverse, quindi andiamo ad aggiungere quando abbiamo il nostro spezzatino perfettamente rosolato e ben cotto. Ecco. E le patate servono per rendere più... È un contorno, questo alla fine è un piatto unico, vedi. Serve soprattutto anche a rendere ancora più cremosa, però tu vedrai che adesso appena andiamo a sfumare con il vino bianco, io lo dico sempre, utilizzate un vino bianco per il cibo che sia buono, ottimo, barra ottimo, non utilizzate gli scarti di vino. Perché tante volte, esatto, quindi abolite quel vino commerciale, giusto? Sì, diciamo, perché ne va della buona riuscita, esattamente. Molte volte addirittura viene utilizzato un vino che poi viene accompagnato direttamente appunto. Infatti, cioè, meglio di questo, scusa, tappi una bottiglia, un bicchiere va per fare per completare il nostro piatto, il resto resta. Allora, io non vado a utilizzare vino rosso in questo caso perché voglio mantenere un colore il più chiaro possibile. Se il sugo avesse concesso un colore un po' più caldo, avremmo potuto sfumare con il vino rosso. Non preoccupiamoci se la farina mi fa questa velatura sul fondo, perché poi quando andiamo a sfumare automaticamente va a deglassare, quindi togliere la parte appunto di patina che c'è al di sotto. Sempre fiamma bassa, andiamo a sfumare. Si aggiungerà il rimanente degli ingredienti solo quando tutta la parte alcolica è evaporata naturalmente. Noi ce ne accorgiamo dall'odore, immagino, dal profumo. Esatto, quando più o meno la parte appunto di vapore è quasi del tutto appunto evaporata. Perfetto. Allora, noi naturalmente... Sfuggito, tanto dopo ti mangiamo. naturalmente noi adesso acceleriamo i tempi di cottura. Certo. Siamo obbligati dai tempi. Facciamo finta che sia passata circa mezz'oretta, ok? Andiamo ad aggiungere le nostre patate. Anche qui il passaggio fondamentale è di una cubettatura il più regolare possibile per avere una cottura omogenea. Quindi patate, in questo caso. Andiamo ad aggiungere, faccio con questo, il nostro triplo concentrato che ci darà un po' di colore. Wow! Aggiungiamo questo perché è molto più denso rispetto appunto a una passata di pomodoro che mi renderebbe troppo liquido. Valerio, tu lo cucini lo spezzatino? Sì. Si usa in Puglia? Sì. Vedi? Sempre comunque di bovino oppure anche di maiale? Sì, usano carni miste. Cioè non... E allora, e adesso praticamente la cottura è quasi terminata. Rosemary,
Vai nell'orto botanico in fondo a prendermi per favore un po' di rosmarino. Guarda che cosa ho qui casualmente. Sì, ma c'è un po'... È il nostro albero, futuro albero di Natale. Ecco, questo lo teniamo per Natale. Tagli qualche ramettino, sì, per favore. Aspetta che lo lascio qui? Sì, sì, lascialo lì. Ecco, prego, prego Valerio. Andiamo a profumare e a insaporire con dell'erba aromatica e aggiungiamo semplicemente dell'acqua. Va bene così? Benissimo. Dell'acqua o del brodo vegetale se ce l'abbiamo. Perfetto. Questa ci consentirà di andare a cuocere, scusami, le patate. E allora mentre il nostro spezzatino... cuoce, perché lo lasciamo andare, noi ci prendiamo un minutino di pubblicità, poi torniamo qui. Bentornati Due Chiacchiere in Cucina, oggi c'è un profumino niente male, quei fornelli, con la nostra Ilenia Bazzacco, la nostra Masterchef e il nostro Masterchef artista. Sì, è veramente, bravissimo. Tra l'altro ha anche fatto una proposta... che io però avevo già pensato. Veramente? Sì? Sì. Spiegami. Quella di abbrustolire un po'. Bruschettare. Esatto. Bruschettare. Il pane. Allora. Bello croccantino, no? Naturalmente noi abbiamo già lo spezzatino pronto, già portato avanti con la cottura, perché appunto non abbiamo serve tutto. Un po', esattamente. Questa è la densità che noi dobbiamo raggiungere. Eccola. Ok, permesso. Allora, naturalmente, come dicevo prima, un buon spezzatino porta a mangiare un po' di pane. Un pochino. Ma proprio poco, scusami. E infatti il nostro Valerio ha avuto l'idea, giustamente, di passare in padella le fettine di pane, però con un po' anche di olio e di rosmarino. Infatti qua si può vedere bene. Perché all'interno c'è anche il rosmarino. Vedete, in anche caso. Cioè, così dà un profumo che è eccezionale. Sì. Eccezionale. Poi con quella croccantezza leggera fuori e dentro ancora un po' morbido, così assorbe bene tutto quanto il sugo. Il sughetto. Cioè, alla fine del mondo, una cosa del genere, vero? Assolutamente. Altro che. Mettiamo un po' di rosmarino. Sono per caso un po' in mezzo, Ilenia? No. No. No, guarda, no. Rendersi utile in cucina è essenziale. Ma fammi fare qualcosa, vuoi fare tutto tu? Fammi queste manie di protagonismo che hai. Chissà come mai. Allora, un filo d'olio. Proprio un filino. Come siamo messi? Guarda che questo fornello non perdona, eh. Ci siamo. Ok. Sì. Anche lui ha le mani ignifughe, vedo. Okay. Guarda. Le fettine un po' più bruschettate. Cioè, tu che appunto hai l'occhio critico e artistico nella composizione dei piatti, questo cosa guarda, dici? È perfetto. Cosa dici? Per me è perfetto. E allora si può Quando dare solo. Al nostro sommelier che abbinerà il vino perfetto. Grazie Anna, grazie Leni. Allora, ci troviamo di fronte ad un piatto particolarmente strutturato, uno spezzatino. E come da buona tradizione un buon vino rosso non guasta. Siamo andati a ripercorrere il tema quindi di un buon Cabernet, un'uva internazionale che però è andata ad esprimere quello che è il territorio dell'area del Lison e Framaggiore. Abbiamo quindi un vino ottenuto da una leggera maturazione anche in botte, quindi un affinamento, si presenta di un bellissimo rosso rubino, l'impatto olfattivo è deciso, una parte erbacea, una parte comunque che va a ricalcare il tema del frutto, piccolo frutto, piccoli frutti di sottobosco, la mora, il mirtillo e una leggera nota speziata. Al palato l'ingresso è deciso, è secco, la spalla è importante. Ritengo che sia il giusto abbinamento per questo piatto. Ci troviamo nella terra dei Dogi, ci troviamo in un'area particolarmente vocata in cui quest'uva internazionale dà veramente il massimo di sé. Cici, saluto a tutti.
Ed ecco le nostre due ricette di oggi, bellissime, insomma poi anche un menù completo perché abbiamo brava piatto unico e poi volendo anche la colazione qui, con la cremina di pere, con le mandorle. Eh sì. Quindi abbiamo già la colazione, abbiamo un primo piatto che è un piatto unico, appunto la spezzatina, e poi ci coccoliamo con il dessert. Direi di sì. Allora, Ilenia. Facciamo un breve riassunto. Allora, iniziamo con la torta alle pere. Abbiamo naturalmente tagliato le pere a dadini, le abbiamo profumate con la scorza di limone, la farina di mandorle e lo zucchero. Le abbiamo lasciate riposare circa un 10 minuti, è meglio anche se una mezz'oretta. Nel frattempo abbiamo impastato la pasta frolla, l'abbiamo fatto il panetto avvolto con la pellicola appunto da cucina e messa in frigorifero per circa una trentina di minuti. Se volete accelerare i tempi, anche 10 minuti in freezer. L'abbiamo stesa naturalmente rivestendo lo stampo appunto con la cerniera apribile. Abbiamo versato le pere con tutto il sughetto. Non esagerate con la quantità, altrimenti ci va a inumidire troppo appunto l'impasto sottostante. Abbiamo coperto con un crumble creato semplicemente con la farina, zucchero di canna e il burro fatto a pezzettini. Una sbriciolata di mandorle tostate naturalmente con la pelle e poi servita appunto cotta in forno a 180 gradi, forno preriscaldato per circa una quarantina di minuti. Zucchero a velo e se vogliamo accompagniamola appunto con la crema di pere che è la parte rimanente del nostro ripieno. Buona! Allora, per quanto riguarda invece lo spezzatino, niente di più semplice, però ha bisogno di qualche accortezza. Abbiamo rosolato lo scalogno con un po' di olio, rosolato anche la carne che precedentemente abbiamo infarinato, una volta ben rosolata e sigillata in tutte le parti, l'abbiamo sfumata con il vino bianco. Aggiunto il triplo concentrato di pomodoro, le patate a pezzettini, in un secondo momento quando vediamo appunto che tutto l'alcol del vino è evaporato, coperto con il vino, con l'acqua o se volete anche del brodo vegetale, profumato con del rosmarino, lasciato cuocere per circa un'ora, servito con del pane bruschettato con olio e rosmarino e il piatto appunto è servito, un filo d'olio a crudo sempre comunque. Beh, spezzatino buonissimo, però mi sa che per la torta manca qualcosa, Ilenia. Questa volta manca qualcosa, tu lo sai, l'avevamo accennato inizio puntata, per noi oggi è una giornata speciale, anzi specialissima, oh, 100 puntate, auguri Lenia, auguri cara, se non ce l'avessi io, ecco, questa è la nostra 100ª puntata e volevamo festeggiare con tutti voi, ecco. Questo è quanto. Io ringrazio naturalmente il nostro Valerio Guacci, il nostro tutore, il nostro artista. Un'ultimissima domanda per chiudere. Oggi il mondo della fotografia, di Photoshop, eccetera, e il mondo della pittura non va quasi a scontrarsi? Assolutamente no. Sono due mondi separati che possono interagire, ma uno non può soppiantare l'altro. Fantastico, un po' come la carta al web, no? Cartacea. Assolutamente. Allora, noi vi ricordiamo naturalmente che la puntata e la ricetta le potete rivedere su www.settegoldtelepadova.tv. Vi ricordiamo che abbiamo il sito internet, abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, cioè di tutto e di più, e il canale YouTube. Quindi andate a iscrivervi e guardate le nostre puntate. E naturalmente l'appuntamento è alla prossima, la 101esima puntata. Carica dei 101. Soffiamo le candeline. Vai Ilenia, tuo compleanno, vai. Vai, anche tu. Ciao, ciao, buon appetito. Grazie.